29 minuti c'è la Isla 105 su Radio 105. Dopo aver aperto il programma, dopo aver parlato di Olimpiadi, è il momento di cercare di capire il mio socio che fine ha fatto, dov'è. Mi segnalano dalla regia di Milano che il collegamento è stato attivato, quindi io dovrei essere in collegamento con la Sardegna, non so esattamente quale parte della Sardegna, con Andrea Pellizzari e forse Marco Santina. È tutto vero? Sì, vabbè, ma sì, è tutto vero. Peraltro sono le 18:29 qua, non so se la stessa ora ce l'avete lì a Formentera, so che è uguale, diverso. Faccio 18:25 quindi. Però sai, noi qui viviamo un po' dentro una bolla, sì. Perché qui ci sono le Sardiadi qui a Cannigione, quindi si noi siamo a Cannigione, questa ridente località sarda che è di gente di tutto il mondo. Non è facile adesso stare a capire gli orari, perché sai, c'è gente sintonizzata su tutti gli orari del mondo, certo. Andrea, ti devo chiedere un favore. Ti devo chiedere un favore, tutte le volte da qui a proprio il futuro in cui tu sarai con Marco Santin, non fargli mai sentire nessun intervento prima, okay? No, ci ho provato, ma lui si è attaccato con l'app per ascoltare quello che succedeva prima. Io volevo sentire Lucia Blini, che è un'amica, eccetera. Mi è piaciuto molto lo stacchetto del rapper con le emorroidi che c'è stato dopo, e no, roba bella. Ci sta insultando bella, la sigla. Roba bella. Comunque. Noi siamo al Cutter Bistro, va detto. Dopo saluteremo anche della gente. Sì. Dopo saluteremo della gente, perché sennò qui sai cos'è? Ci avvelenano i tramezzini. Sì, questo che sentite urlare è mio figlio, è che figlio, rende tutto molto più bello. Sì. Tuo figlio è sempre presente. Fianco. Sì, è sempre presente, ma tutta la famiglia, che peraltro qui si vive un po' dentro una bolla, non so se te l'avevamo già detto. Cos'è quindi, che ci sono le Sardiadi? Le Sardiadi, sì, esatto. Sono iniziate oggi, incredibile. Bello. Già due medaglie, eh? Una io e una Pellizzari. Non ti dico in cosa perché ci chiudono il programma, però già due medaglie. Comunque, bene, devo dirvi intanto una cosa che abbiamo notato in questa Sardegna. Siamo un po' dentro una bolla qua. No, non gliel'ho detto ancora, però adesso glielo ricorderò. Però noi in questo momento siamo di fronte a questa piccola spiaggetta meravigliosa. Un po' come se fosse in una bolla, fai conto. E viviamo questa atmosfera come fosse una grande città dove incontri gente di tutto il mondo. Sì, con e non siamo ubriachi, la cosa incredibile è che non siamo ubriachi. No, allora vi spiego perché sono qua, perché la motivazione per la quale io vengo in Sardegna è fondamentale. Noi quest'anno ci siamo dati una missione. Sardegna, qui ecco dove siamo, ecco. me lo appunto. Ma perché stando dentro una bolla ci si perde gente un po' di tutto il mondo, non so se l'avevo detto, eh. Andrea, quindi perché sei in Sardegna? Questo è il motivo. Infatti mi aspettavo che tu me lo chiedessi, perché appunto perché non aveva una risposta, no? E quindi dice Quindi sono venuto qua perché noi abbiamo fatto una domanda importante alcuni giorni fa a Marco Santin della Jalapas, che è qua al mio fianco, a cui non ha dato ancora una risposta. Cioè gli abbiamo chiesto che missione devono compiere i nostri supereroi della radiofonia italiana, Max Briganti e Andrea Pellizzari, quest'anno, visto che l'anno scorso sono riusciti a portare sul palco di Sanremo Cristina D'Avena. No, io ce l'ho, no, non vorrei sprecarla nel primo collegamento, perché so come fai tu, sapendo che noi siamo un po' dentro una bolla, ci fai sparare adesso la cosa e poi non ti colleghi più e noi stiamo qui da soli con gente che ci tratta malissimo. No, quindi però per me diciamo è importante sapere che tu ce l'hai la missione, perché settimana scorsa non ti nascondo. Stavolta c'ho la missione. Non ti nascondo, Marco, sì? Ci sono un po' rimasto male. Perché ho provato dell'amarezza, perché secondo me hai pensato poco a noi e ti abbiamo colto impreparato. Ma io ti chiedo, quando io ti ho detto che non sapevo esattamente quale missione farvi fare, ti sei sentito un po' dentro una bolla? Con un piedino, tipo di sensazione. Sì. Con un piede, solo col sinistro. Abbiamo individuato questa missione, è una missione davvero importante e prestigiosa, che ti riguarda in un qualche modo, ti tocca da vicino. Più che in qualche modo, in maniera abbastanza pesante. Sì. Quindi io direi che potremmo anticiparla vagamente. Guarda, io ti dico solo che ti riguarda ed è legata in qualche modo non alle Sardiadi che sono iniziate oggi, ne parleremo diffusamente nel corso dei prossimi collegamenti, anche nel GR più tardi, no? Credo che si parlerà delle medaglie delle Sardiadi, ma in qualche modo c'è qualcosa che ti lega a te con le Olimpiadi. In qualche modo. Pensa lega cosa a me con le Olimpiadi. Sei tu che hai fabbricato il costume della Pellegrini, ma in qualche modo sei legato alle Olimpiadi. Quindi ci sarà qualche cosa che dovranno fare, posso già dire
questa cosa. Sì? Vabbè, se dai, anticipiamo. No, ma tu dai. Sei troppo dentro una bolla e dici delle cose che la gente poi capisce. No, ma la gente deve capire perché no, poi. No, perché sennò sprechiamo l'occasione. No, ma ci devono dare una mano anche i nostri ascoltatori. Ma sì, sono gli ascoltatori che ci aiutano in questa missione, perché sarà una missione veramente difficile, molto complicata. Quando la diamo ufficialmente? Nel prossimo blocco? Sì, io non ho la scaletta in mano perché sai che sì. Pellizzari l'ultima scaletta che ha visto era quella che lo portava da casa sua al terrazzo. Quindi, dentro le bolle non ci sono scalette. Tra l'altro, devo dire, e di bolle qui nel cervello di Pellizzari ce ne sono parecchie. Allora, al prossimo intervento voi consegnerete la missione di questo programma, ok? Esatto, perfetto. Peraltro io lo diceva però con tono minaccioso. Sì, era minaccioso. Era un po' minaccioso. Io comincio. Tu devi dormire di più, Max. Io da ascoltatore te lo dico. Ho sentito la tua voce stanca. Sei stanco, Max. Devi riposarti. Un po' di vacanze. Allora, noi nel frattempo ci siamo organizzati. Abbiamo organizzato uno studio di registrazione dove io ho fatto delle sessioni audio con degli speaker professionisti e abbiamo realizzato anche loro con il problema con la bolla, col problema del rapper questi speaker non hanno le emorroidi come dici tu, e abbiamo realizzato dei jingle fantastici per annunciare appunto il nostro appuntamento, il nostro collegamento dalla Sardegna. La Isla 105, aio! La Isla 105, aio! Sentito? Sì, sono felice di potervi fare i complimenti per questo e anche di mandare un disco. Ci sentiamo fra poco. Farti, è stata lui. So che c'è il tuo zampino, Marco, si sentiva. No, assolutamente no, e guarda che ho l'idea io, è del secolo. A più tardi. Ho fatto un tweet che è giusto condividere con tutti voi e anche con i miei amici Andrea Pellizzari e Marco Santini in Sardegna. Ho scritto: mi sento un po' dentro una bolla. Intanto leggo i vostri messaggi. Questo riguarda voi. Cosa state parlando? Chi c'è? Non vi sento. No, ma ci state disturbando perché stiamo disputando un attimo quello che è l'incontro fondamentale delle Sardiadi. Sì. Sai, non è facile vivere in una bolla e seguire le Sardiadi. Cioè, posso leggere un messaggio che vi riguarda, ragazzi? Assolutamente sì. Togli gli insulti se riesci col bianchetto. Sì? Allora, tolgo. Salutare Natasha lì al Cutter Bistro a Cannigione. Sì, lavora lì da parte di Tata. Tata la saluta. Sì, noi dobbiamo Natasha. Salutare anche Marco, Fabio, Sara e Natasha, l'hai già fatto tu, tutto lo staff sono gentilissimi, devo dire, e si mangia anche molto bene. Poi basta. Sì, vabbè, vi avranno offerto qualcosa. Mi date la missione, ragazzi? Mettiamoci Langstang. Hai capito? Che abbiamo anche mio figlio è un DJ, ho scoperto adesso che mio figlio è un DJ, io vado ad ammazzarmi veramente, sono Spider-Man. Ecco, perfetto. Allora siamo pronti per lanciare la missione impossibile che dovremo compiere Brigante e io quest'anno, ed è davvero una missione molto 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 difficile. Non so se ce la faremo perché è anche un po', diciamo, a botta di fortuna. Dillo tu. Sì, beh, più o meno, diciamo che significa sono meno lettere, diciamo, perché noi non amiamo sprecare le lettere, però è quello, insomma. No, la missione è difficile, ma se riesce, voglio dire, è fantastica. Allora, attenzione. È immediata, cioè non devi aspettare. Allora, dai, la missione consiste fuori, in questo. Sei pronto? Allora, vai. Tu quest'anno hai una canzone che non esagerare il termine canzone, non mi sembra molto bella. Molto bello, sì. Sì, si intitola Rumba, a cui è legato un fenomeno, diciamo, sui social, che è questo balletto che tutti condividono e tutti fanno e stanno impazzendo tutto il mondo. Esatto. Che è una vero, frase vero. Pensa, Andrea, che aspetto, perché me l'ha promesso via SMS, quello di Marco Santin da tutto il giorno, perché stamattina mi ha scritto: vedrai che oggi, amico mio, ti mando la mia rumbata. Però ancora non è arrivata. Certo. Tranquillo, abbiamo fatto le prove tutto il tempo in spiaggia. Allora, la missione, adesso la faccio dire appunto da Marco Santin, che l'ha ideata prima di andare in onda. Prego, maestro. Cioè, il trionfo, caro Max, è se qualcuno dei medagliati azzurri alle Olimpiadi sul palco mentre ritira la medaglia o un attimo dopo accenna a un piccolo passo del tuo balletto di rumba, e lì è trionfo, cioè non c'è lì più è trionfo, sì. Cioè puoi andare in giro nudo e unto d'olio per le strade di Milano o di Formentera e la gente
ti butterebbe dei fiori, è trionfo, non so come altro spiegarlo. Certo, vanno contattati prima una serie di azzurri, senza fare nomi, perché se no cioè, viene pure la nomea che no, l'hai chiamato e così magari non ha vinto, sai che c'è una scaramanzia. Sì, anche porti nelle sfiga, Sardiadi, certo. Ma anche nelle Olimpiadi c'è molta scaramanzia. Però nel silenzio, tramando e cominciando a chiamare degli azzurri medagliabili, secondo me ne basta uno, ne basta uno ed è trionfo. Cosa Andrea, dici? Andrea, come è bellissima, guarda, è bellissima. Come facciamo, Andrea, a impostarla? Qua bisogna iniziare a tirar fuori tutti i contatti, quindi vedere sulla rubrica telefonica tutti gli atleti che conosciamo, iniziare a chiamarli, convincerli, mandargli la musica, fargli imparare il balletto. È molto semplice la cosa. Poi ideale, non c'è niente da fare in questi giorni, sì. Calcola che loro vivono dentro una bolla, quindi non è sì. Con la testa libera da ogni pensiero. Ecco, secondo me però per riuscire molto bene in questa missione io dovrei andare a fare un collegamento. Dovrei andare a Rio a fare dei collegamenti, certo, perché certo, altrimenti la missione non riesco a portarla a casa. Io andrei molto come primi nomi su quelli che hanno già portato a casa una medaglia e devono partecipare a un'altra gara, perché sono già più tranquilli. Più esatto. Sì. Quindi, mi sembra un ottimo consiglio, vero, esatto, vero. In più io chiederei grande aiuto anche a tutti io i nostri ascoltatori. Sono un 99iano, scusate. Non voglio dirlo perché dico. Vabbè, basta, direi che così già bene. Se vuoi accennare a un ballo di rumba, ecco, poi faremo padre e figlio che fanno la rumba. Questo te lo dico già. Andrea, dicevi, dobbiamo chiedere aiuto ai nostri ascoltatori. Assolutamente, perché anche tramite loro, adesso coniando, ricavare dei numeri di telefono di gente che sta per partecipare. Non credo che nell'agenda di 105 ci siano tutti i numeri di telefono degli atleti azzurri. No, ma io lancerei, sinceramente, mandatemela, voglio lancerei dire, l'hashtag, capito? Perché certo, l'hashtag poi anche tramite i nostri ascoltatori possiamo farlo crescere, e anche grazie ai social possiamo. Sì, però stavolta un ringraziamento ufficiale, se riesce, però piccolo, anche dei soldi. Ma perché tipo non un assegno. Ti ricordi che anche sul palco di Sanremo ti abbiamo salutato, non hai visto, con quel segnale segreto che era solo tra di noi? Sì, certo. Max, devi dormire di più, te l'ho già detto. Cosa facciamo? Rumba olimpica come hashtag? Rumba olimpica come hashtag, e quindi questo è il nostro hashtag che dobbiamo lanciare in questo momento per la missione che dobbiamo assolutamente portare a casa. Quindi e dobbiamo iniziare anche e sì, rumbata. Questo è il senso della cosa. La gente lì davanti come ha accolto questa idea? Infatti stavano facendo dalla cabina. Allora, stavano facendo un aperitivo, non c'è più nessuno. Credo siano tutti a casa, dove hanno una connessione forte. Stanno per cercando gli account degli atleti. Forse. No, stanno cercando gli account degli atleti e gli stanno già scrivendo rumba olimpica. Secondo perfetto, me ce la facciamo. Bene, e dalla allora regia di Milano mi dicono che è proprio il momento di lanciare ufficialmente la missione. Lo abbiamo fatto. Torno perfetto da voi a Cannigione fra poco. Rimanete lì, a più tardi. Perfetto, metti anche un jingle. La Isla 105, ayo! Ora di questo programma che si chiama La Isla 105, quindi alle 19:05, sono le 7 di sera, si può iniziare a fare un resoconto della giornata e si possono anche iniziare a dare quelle che sono state in assoluto le notizie del giorno. La mia notizia del giorno è questa, ragazzi, rallentate un attimo se siete in macchina perché è una di quelle che dovete metabolizzare. È sbarcata su Snapchat Nadia Venturini, benvenuta Nadia. Ciao, come stai? Ma sto bene, tutto a posto, però già mi scoppia la testa, non fa per me, avevo ragione fin dall'inizio. Quando sei entrata su Snapchat? Oggi? Oggi, perché la nuova generazione, ovvero la nostra Francesca Pinna, ha talmente insistito che ho detto va bene, voglio fare la giovane, e quindi ci ho provato. Vabbè, però tu sai però che i primi giorni, non solo su Snapchat, su tutti i social, ma dai, anche quando cambi telefonino, hai i primi due giorni dove non ce la fai, dove non ti trovi, poi dentro di te scattano gli automatismi. Ma vediamo, non so, a me l'automatismo di vedermi con le orecchie da coniglio credo non scatterà mai, però proviamoci. Poi tu e Simo eravate così felici delle vostre nottate su Snapchat che ho detto voglio partecipare anch'io. E quindi vediamo, ci provo.
Hai notato qualcosa seguendo il mio di Snapchat invece nelle ultime ore? Un gatto. Un gatto. È entrato un gatto nella mia vita. È una notizia meravigliosa anche questa. È una notizia meravigliosa perché lo sai che le persone che amano i gatti sono delle persone buone. E finalmente diciamo che ti stai trasformando in una persona buona. Forse lo ero anche prima, ma non lo sapevo. Comunque l'ho scoperto e quindi è una bella notizia. Senti Nadia, ti ho perso in questi giorni. Gli ascoltatori chiedono dove sei, perché non intervieni. E, che giri hai fatto? Sei stata un po' in vacanza, adesso sei tornata al lavoro. Cosa stai facendo? Allora, non intervengo perché Pellissari, ovviamente nel suo mese di agosto non mi vuole tra le scatole, quindi rispetto l'unico mese che ha a disposizione, glielo lascio sfruttare e va bene. E poi io, insomma, sono stata un po' in giro, ho fatto Stati Uniti, sono stata in Romagna da alcuni miei amici. Questa settimana sono milanesissima e lavoro, anche se lavoro in un altro orario, quindi non sono con te. E poi il 13 arrivo a casa tua. Sei contento? Sono felicissimo, tant'è che io quel weekend torno in Italia a lavorare. Infatti, oggi ti ho detto arrivo il 13, io parto, benissimo. La mia telefonata voleva infatti arrivare a un punto: tu arrivi con Daniele il 13, ma rimanete a casa qualche giorno, non è che vi fermate. Allora, a casa tua rimaniamo qualche giorno, però poi comunque, anche se cambiamo casa, sappi che sarò sempre proprio lì. La casa 105 ha degli spazi che vanno rispettati. Come sta andando il tuo agosto comunque? Bene, sono molto contenta. Devo dire che comunque a me poi mi mancate. Infatti io farei una settimana di vacanza, una settimana di 105 in casa, una settimana di vacanza, una settimana di 105 in casa, perché un mese intero senza un po' inizia a mancarmi. Oggi non abbiamo dato l'hashtag inizialmente perché abbiamo parlato di Olimpiade, poi non so se hai seguito il programma, dalla Sardegna Andrea Pellizzari e Marco Santini hanno dato la missione per la Isla 105, l'hai sentita? No, non l'ho sentita, mi stavo preparando per l'aperitivo. Immagino, è una missione difficile ed è una missione che implicitamente purtroppo ti riguarderà. Marco Santin lancia una sfida: dobbiamo riuscire a far fare la rumba a un atleta che verrà medagliato alle Olimpiadi, un atleta italiano. Il coefficiente di difficoltà è molto alto. È altissimo, ma sai soprattutto perché mi rivolgete a me, che io, a parte Totò Schillaci, non conosco nessun altro atleta. Quindi adesso sbrigati con le tue amiche, mettete insieme tutte le agende, abbiamo bisogno i numeri degli atleti coinvolti nella delegazione azzurra alle Olimpiadi, dobbiamo iniziare a parlare con loro. Lo sai che Rachele, la fidanzata di Ringo, è inviata lì, quindi lei potrebbe essere il nostro gancio. Brava, partiamo da Rachele. E partiamo da lì. Poi lei è talmente spacciata che secondo me glielo chiede sicuro. Partiamo da lì, bene, domani la chiamiamo subito in onda, grazie di avermelo ricordato. Ti aspetto qui a Formentera allora. Arrivo, ciao, un bacio. Un abbraccio, ciao, Nadia Venturini. Da Milano il 13 arriverà qui a Formentera, anche perché poi dalla prossima settimana ci sarà in onda anche Daniele Battaglia, arriva anche Alan Caligiuri, sempre più quindi Radio 105 qui a Formentera. Arriva un disco dell'estate adesso, è stato proprio il disco dell'estate, e poi torniamo in Sardegna da Pellizzari e Marco Santin. Baby K con Giusy Ferreri, la loro storica ormai Roma Bangkok. Con Giusy Ferreri Roma Bangkok in diretta da Formentera, ma in diretta anche da Cannigione Sardegna, dove si la Isla 105. La Isla 105 da Cannigione. Senza sapere quando. Comunque, voglio fare i complimenti a Marco Santin per i jingle. Li ha realizzati in modo meraviglioso. Bravo Marco. Che testa di cipolla. Va bene, ma lui è famosissimo qua sull'isola proprio per questo. Peraltro sono senza sapere quando. Lui fa proprio questo quando viene in vacanza qua. Lui si porta un microfono e registra proprio. Dico dove lo tengo perché è meglio non saperlo, non vogliamo saperlo, grazie. Invece io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori che si sono aggiunti sulla Costa Smeralda, sulla frequenza dei posto un 99 enorme sulla spiaggia, perché qua quasi commovente, se non vivessimo dentro una bolla, guarda voi non lo sapete, ma qua Radio 105 si ascolta sui 99 megahertz. Sarà un caso, caro Max? Cioè,
qua abbiamo i veri 90 Noviani. Non si ricorda, sì, non neanche, si ricorda neanche, non sa neanche cosa sono, no, i 90 certo, Noviani. Mi ricordo l'adesivo. Lo ricordiamo noi e Nadia Venturini. Sì, no, non se lo ricorda, no, ma esatto. Mi ricordo i 90 Noviani, gli ascoltatori di 105, certo, gli storici, certo, ascoltatori che sono qua in Sardegna, perché quando, certo, 105 è arrivata sui 99... Sì. Qua tutti si sono messi ad ascoltare Radio 105. Hanno interrotto le Sardiani per comporre, per dire, per comporre il 99 davanti ai nostri occhi su questa spiaggia. E quindi mi volete dire che 99... che lì è pieno di 99iani? Assolutamente, ne abbiamo anche un... voi siete 99iani? Sì, sì. Urlate però che non vi sentono, urlate. Sì, 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 sì. Li sentite? Convinti, eh? Avete sì, convinti. No, no, convinti. Ma, cioè, sono 99 anni, ve lo giuro. E questa, no, questa 99, 199, secondo me, come misure. Ma c'è un bel passaggio anche qua, come sì, Formentera. Sì, sì, sì. E devo dire che anche senza sapere quando la spiaggia regala, e quindi noi siamo, ripeto, la spiaggia dei Canigioni. Se vogliono venirci a trovare tutti i 99 anni all'ascolto, oh no, noi li aspettiamo per un aperitivo che abbiamo messo in conto. Brigante. Beh, certo. Io ho due domande, sì, ho due domande per voi invece. Avete affermato, sì, durante la prima ora di questo bellissimo programma che no, siete andati fatte. Sì, 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 avete affermato di essere andati in domanda. Hai notato, no, che tutte le cose che dicevamo c'era il punto di domanda finale, tutte, no, domande, affermazioni, nessuna, proprio. Avete affermato di aver vinto due medaglie in due discipline diverse, sì, è vero, è vero. Nelle famose Sardiadi. Quindi mi chiedo, Andrea Pellizzari, che medaglia ha vinto in quale disciplina? E Marco Santin la stessa, non so, cosa se si può dire. No, no, io lo affermo assolutamente. Io ho vinto la medaglia di bronzo in spritz oggi, è okay, una specialità del luogo. Bene. Io corsa nel sacco a pelo, mi sono piazzato secondo nella corsa del sacco a pelo, purtroppo sono inciampato nel finale. Perché siamo vicini, sai come, senza sapere quando, siamo vicini al più grande camping che c'è su quest'isola, perché volevo anche ricordare questa cosa importantissima. Il 99, giusto? Esatto, il camping 99. Volevo ricordare anche che noi siamo l'unica radio al mondo che trasmette da due isole, che non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco. Cioè, no, no, no. Cioè, dalla Sardegna. Viviamo in Italia trasmettendo dalla Sardegna e da Formentera, cioè per dire, Capito? Mentre gli altri. Chi è che ci può riuscire? No, infatti, solo noi. Con uno slogan bellissimo, no? Che è 105, solo musica italiana. No, sì, quello lì proprio, con quelle note anche. C'era poi l'ultima domanda che volevo fare, però, specificamente a Marco Santin, ed sì, è questa: come si sta, aia, dentro una bolla, aia, sì, senza sapere quando? Sei numero uno, ha dormito questi 10 minuti mentre parlava Nadia Venturini, lui ha schiacciato un pisolino, si capisce, e quindi adesso è tonico, Max. Hai, sì, sono ripartito. Perfetto. Ci sentiamo fra poco, sì, cercheremo, allora, di mettere a posto anche il collegamento, perché ogni, sì, tanto vi sentiamo, allora, come al rallenti. Che è un effetto, no, tremendo. No, sì, 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 no, li sentiamo spritz, con la moviola incorporata. Non ci viene una voce come se stessimo cantando senza sapere quando, per, no, esempio? No, no, solo con il disco rallentato, è quel senza sapere quando ma con il disco rallentato. Torniamo da voi fra pochissimo. Va bene. A tra poco. Si dice sempre così, poi ci chiama chiunque. No, no, torno, chiunque, torno, torno. Radio 105 è un programma dove accadono tante cose, i momenti migliori sono senz'altro quelli nei quali siamo in compagnia di Marco Santin, ma al di là di quello, Marco, accadono anche tante altre cose. Per esempio, Andrea Pellizzari ti aveva sicuramente raccontato di Formentera's Got Talent, questo talent, come no, per no, giovani, certo, artisti. Ecco, devi sapere che c'è un artista che si chiama Pennellotti, innamorato di Andrea Pellizzari, è, no, passato, per favore, in studio, no, per, beh, salutarlo. Sì. No, ciao, signor, ecco, Massimo, buongiorno. Tatuaggio. Buongiorno, signor Massimo. Buongiorno, buongiorno. Allora, io passato qui i rigatoni, sì, perché io fare pulizie qui. Sì, certo, ce l'aveva raccontato. Sì. Oggi prendere soldi. Sì, bene, oggi felice, prendere soldi, ma io molto triste. Perché? Perché non c'è mio amore, signor Andrea. Signor Andrea è in Sardegna, no, però, no, se vuole, no, parlargli è in collegamento, la sente. Sì, signor, no, Andrea, un tatuaggio con scritto Pennellotti. No, ma Andrea, cosa stai dicendo? Ma no, infatti io ho capito. Io non capivo il perché. Ma no, ma stiamo scherzando. È per questo. Dai, allora, no, amico di signor Andrea, io dice te, sì, che, sì, signor Andrea, sì, innamorato di me, io sempre fare bum bum con lui in caletta a miglior, perché lui piccolino, bella immagine, culetto moscio, occhio, no, chiaro, ma... eh,
molto, però quando fare bum bum con me lui diventa culetto duro. Perché no, signor no. Andrea, allora, faccia d'angelo, ma diavoletto. Diavoletto. No, no, non è vero. Allora, intanto devo smentire tutto, anche perché c'è la mia fidanzata che sta ascoltando la radio. Amore, non ti ha fatto il tatuaggio lei. E quindi... no, ma cosa stai dicendo? Sì. Ma non è vero. È tatuatrice, si ma sa. Ma no, ma... allora... Devo sapere quando. Ma io non... intanto io non voglio giocare con i sentimenti di questa persona che trovo... Sì, anche... La tua fidanzata? No, ci hai già giocato parecchi anni. No, ma non sto parlando della fidanzata. Ma no, sto parlando di Pennellotti. Ah, signor... Io non voglio illuderti, Pennellotti, che peraltro Pennellotti il cognome non so neanche il nome. Come ti chiami, Andrea, nome, dove... Pennellotti? Andrea, dove l'hai fatto il tatuaggio Pennellotti che mi sfugge? No, ma ti dico sembra. Io dove ho fatto il tatuaggio, io ho visto bassa schiena, no. bassa schiena. Dico che ti dico che la O non c'è, la intuisci perché c'è Pennell, poi continua. Poi intuite voi dove è stato fatto il tatuaggio. E poi tu come fai a saperlo, scusa se ce l'ho. Lascia stare, ho visto oggi, eravamo al mare insieme, lascia fare. Ma non che è scena, vero, dai. Che scena la O orrenda. Non c'è, ecco, vi dico questo. Io smentisco apertamente questa cosa, anzi, se dovesse proseguire questa cosa, mi riservo di procedere per a dire in italiano. Ecco, grazie. Andrea, non dire se dovesse proseguire. Domani ci sarà la seconda puntata di Formentera's Got Talent. Tu sai benissimo, perché sei il conduttore del format, che Pennellotti è andato avanti perché è passato il turno, per cui domani voi vi rincontrerete per motivi lavorativi. Scusami, non sei tu a organizzare Pennellotti in tour dopo? Sì, certo, faccio la manager. Però devo dire una cosa importante. Allora, Pennellotti ha cantato Il frutto dell'amor, che non è una canzone originale, cioè voglio dire, è una cover che Pennellotti ha cantato a Formentera's Got Talent. Banana era vagamente allusivo, diciamo. Andrea, esatto, le note sono sette. Forse si somigliava, le canzoni ma il pezzo... si assomigliano tutte. Sì, Pennellotti, il pezzo originale. Se adesso io canto un pezzo che fa senza sapere quando, mica vi potrete dire, ma, no? È certo. Allora io canzone dico questo, scritta nuova stamattina per te, mio amore, sì. Andrea Pellizzari. Come si intitolerà? Canzone si intitola Io fare boom boom con te in caletta di Miggior tutte le mattine. E domani a Formentera's Got Talent lei canterà questa? Domani canzone nuova per mio amore Andrea. Che bello, ecco, meraviglioso. Spero di perdere l'aereo. Spero. No, lo prendi. No, sì, no. Quando dico così. No, spero di perdere l'aereo. Va bene. Siccome il nostro artista deve andare, gli chiedo solo se vuole lasciare l'ultimo messaggio per Andrea, così poi tu puoi continuare a lavorare. No, ti sembra? Andrea, lascia tua fidanzata per me. È ora che usciamo luce di sole. È ora che gente sa che io e te innamorati. Bene, molto bene, Pennellotti. Bene, a domani con Formentera's Got Talent. Bene. Andrea, volevi dire qualcosa? No, ha già detto tutte le parole come cantava il poeta. Ha già detto più nulla da aggiungere, non so cosa dire. Puoi sperare che domani. È convinto. No, puoi sperare in una cosa, Andrea: che domani il concorrente rivale di Pennellotti, che non so chi sia perché non ho guardato la scaletta, lo sbatta fuori dal programma. Puoi sperare quello. Perdonami, Max, non basta, deve anche ucciderlo a coltellate sulla spiaggia. Se no, eliminato o non eliminato, Andrea se lo trova che gli citofono in casa. Ti do un aggiornamento sulla missione, invece. Siamo operativi. Abbiamo mandato un messaggio a Rosolino, non ci ha risposto. E poi la nostra inviata di Virgin Radio, Rachele, non ci ha risposto. Quindi siamo partiti molto bene. Con due virgole. Ti do una notizia: Rosolino ha smesso di nuotare 25 anni fa. No, ma cerchiamo senza solo uno che ci introduca. Uno che ci introduca agli atleti. Sì, certo. Va bene, ragazzi, torno nella mia bolla, metto un disco e ci sentiamo fra poco. Sì, va bene. Lo dici sempre così, va. Pennellotti, che non sei altro. E poi mai un jingle della Sardegna, cioè questa è la cosa. Disco di Marracash, Gue Pequeño, Insta Love, battute finali della Isla 105. Mi ricollego con la Sardegna, Cannigione, ci sono Andrea Pellizzari e Marco Santin. Sì, Max Briganti e Andrea Pellizzari, 105 ragazzi. Che belli questi jingle, che meraviglia, che meraviglia. Dovrei ringraziare Marco Santini che li ha prodotti. Quando faccio una cosa voglio farla bene.
È vero, che Marco, che hai lavorato tutta la settimana per farli? Sì, sì, non sono sceso al mare perché volevo curarli bene, che ogni piccolo, perché se tu lo riascolti varie volte, nel secondo, terzo ascolto ti accorgi di piccole sfumature che al primo ascolto, un po' come il tuo pezzo musicale, diciamo, sì, no? Di come doppia rumba, lettura, doppia lettura, esatto, certo, anche tripla, quadro, cioè ti accorgi sempre che ci sono delle cosine, dei regalini dentro, che delle sfumature che cadono, quindi è un lavoro certosino, cioè, se lo riascolti quello che hai appena mandato in lontananza sentirai che c'è una voce che dice senza sapere quando, cioè, delle sfumature che non è facile da, ma li hai fatti questi, questi jingle che hanno, tra l'altro, proprio li sento dal punto di vista sonoro, sono perfetti. Li hai fatti dentro una bolla? No, no, ho deciso di, c'è uno studio di registrazione molto famoso, non so se posso fare, no, che è su Marte, sono andato a farli lì. Mi piaceva questo. Cioè, comodo, esatto. Era strano spiegare ai marziani il sardo, però vabbè, insomma, una volta riuscito quell'operazione. Andrea, questa sera Marco viene alla tua serata? Assolutamente, assolutamente no. No, viene al Pepero questa sera a Mamma Sita, e quindi si è preparato appunto sul disco di Marrakesh che abbiamo ascoltato prima. Certo. Lui stava ballando la rumba, devo dirti la verità. Stava provando il tuo balletto su un altro disco. Lo so, però lo so, lo so. È molto preparato anche dal punto di vista musicale. Infatti, mi ha fatto tutti i nomi dei rapper americani in questo periodo che lui segue. Quelli con le emorroidi li so tutti, che li segue tutti. Peraltro, apprezza moltissimo la nostra sigla, che insomma gli piace particolarmente. Si è capito, si è capito subito con quella canzone. Purtroppo non posso fare un tatuaggio con la vostra sigla perché sarebbe difficile da, però era, l'idea c'era, ecco. Certo, va bene. Vi do l'ultimo aggiornamento sulla missione. Abbiamo state andando fortissimi, dai. Abbiamo contattato attraverso Matteo Lotti, che qui è il cantante del Rigatoni, le ginnaste italiane, alle quali ho mandato un messaggio vocale alle ginnaste italiane, quindi credo che domani, Andrea, loro potremmo già averle in onda e da lì deve partire un gran sicuro, una parola grossa. C'è che quante speranze ci sono che le ginnaste italiane portino a casa uno straccio di medaglia? Ditemelo voi, io non lo so, direi lo so, poche ad occhio e croce. Sulle ginnaste sono poco preparato, devo dire la verità. Io anche. Bisogna andare sul nuoto anche. No, no, però amici, devo dirti, no, io ho seguito quel format televisivo che si chiamava proprio Ginnaste e devo dire che erano molto molto brave, molto preparate. Quindi non so se tu sono... Ho seguito un altro format, erano nude, lasciamo stare. Ma cosa stai dicendo? C'erano delle cose strane, ma non erano ginnaste. Non è vero, non è vero. Comunque, comunque la tua fine è con Cavallotti lì, Pennellotti. Quindi non fare tanto il fenomeno parlando di donne. Ah, io peraltro, dopo che ho sentito il collegamento col Conte Mascetti, non so se torno domani. Mi sa che Conte perdo Mascetti, l'aereo proprio. Conte Mascetti mi ha detto che ti capisce, che sei in una situazione particolare e ha del prodotto per te, quindi torna e vai tranquillo. Non ti preoccupare. È dell'unguento e delle fasciature. Ma non non voglio neanche sapere che prodotti ha, dell'olio caldo, unguento e fasciature. Ma non voglio saperlo, non mi interessa. Ha detto testuali parole, ci penso io. Ci penso io ad Andrea. Allora, intanto io stavo guardando anche la mappa della zona in cui in questo momento ci troviamo, perché noi trasmettiamo dalla Sardegna, da precisamente... Oh mamma mia, Cannigione. Precisi dal Cutter Bistro di Cannigione. Esatto. Che vediamo la spiaggia di Cannigione. Adesso in questo momento no, perché pullman, c'è stata oscurata dal pullman più grande che io abbia mai visto. Però ecco, adesso c'è la spiaggia di Cannigione. Quindi noi adesso, siccome Marco Santini sta facendo l'esplorazione di tutte le spiagge, il prossimo collegamento, cioè lunedì prossimo, dove sarai? Ma guarda, diamo appuntamento ai tuoi fan, ai tuoi ascoltatori. O a Punta Aldea, potrebbe essere un'idea, oppure nelle spiagge che verificherò nei prossimi giorni, c'è cioè Sardana, perciò ne sono un po' interessanti. Però diamo un appuntamento dove gli ascoltatori possono venire a insultarti in diretta personalmente. Ma perché dovrebbero? Cioè, una volta che ci sei tu, bocconcino appetitoso da insultare, perché dovrebbero insultare me? Perché a me già lo fanno a Formentera. Sapere quando, però. Sì, già lo fanno a Formentera, quindi non serve che vengano anche questo in Sardegna per farlo. Non lo so, bisogna io decidere. Ragazzi, anche potrei oggi... Potrei chiudere con il botto. Vi spiego perché. Ecco. Mentre parliamo. Abbiamo una novità?
ma proprio quella dell'ultimo secondo, stiamo chiudendo. Vai, mi arriva un messaggio vocale di Eleonora Sono Pedron. Federica Pellegrini. No, Eleonora di Pedron. Eleonora Pedron. Ma ho nove secondi di ho 9 secondi di messaggio vocale. Ci starà ascoltando e vorrà salutare Marco Santin. E apro il messaggio o stiamo rischiando di brutto? Secondo me rischiamo. Cioè, apriamo... No, rischiamo, ma noi siamo uomini. Sì, ascoltiamo il messaggio vocale. Rischiamo. Io ho già il telefono per insultarla, dai, vai. Allora, magari lo stoppo subito, vediamo. Vado. Sì, vai. Amoruccio. Sì. Amoruccio. Amoruccio. Questo balletto io. No, niente. Come tutti gli altri. È sul balletto, niente, non ci stava ascoltando. Non so se avete sentito. Vabbè, è partita dicendo Amoruccio, ma questo. Sì, no, sì, no. Amoruccio, questo balletto. Sì. Se lo ascoltavi fino in fondo, sono sicuro, perché era qui quando l'ha registrato questo messaggio. Eleonora era qui fino a 5 minuti fa. Ti cantava un pezzo di Senza sapere quando. Peraltro io voglio dire, oltre ad Eleonora, noi abbiamo visto passare anche tua sorella Eleonora Pedron. Sì, Eleonora Pedron, sì, scusa, hai ragione, abbiamo visto confidenza, io non la... No, chiedo scusa, la signora di Pennellotti, quindi no, cerca la di... signora Eleonora Pedron. Esatto. È passato anche un noto, il noto cantante, è prestigiosissimo, Paolo Vallesi. È vero, Paolo Vallesi, che cantava nella sua macchina, indovina cosa. In più, guardando verso il Cutter Bistro e notando che c'era Marco Santina, Andrea Pellizzari qua in questa postazione, ha pigiato sull'acceleratore e è andato dritto. Ha fatto bene, ha fatto una delle migliori cose degli ultimi anni, secondo me, Vallesi. Per non dire fermandosi la stima lì. Che riponi nei suoi confronti. No, non fermandosi lì. Ragazzi, vi devo salutare, passate una buona serata. Marco, so che farai le 5 in console con Andrea Pellizzari. Sì, domani sì, sarete degli scatenato. Stracci. Ricordati che hai un figlio a casa. Due per essere precisi. Uno due. Più piccolo che è un terremoto, oltre a quello che avete sentito in onda. Però volevo dirvi una cosa, che è passato uno con una smart e mi ha salutato. Sì, è vero. Quindi vuol dire che abbiamo i 99 anni che sono all'ascolto e stanno passando davanti al Cutter Bistro. No, incredibile, guarda, è incredibile. E salutiamo i 99 anni della Costa Smeralda e di questa zona meravigliosa della Sardegna, dove Cannigione, da dove vi stiamo trasmettendo. E quindi torna Andrea, ti aspetto non lo so, qui domani. Penso. Torna sull'isola. Dai, c'è Pennellotti, dai. Ti aspettiamo tutti. Va ciao bene. Ragazzi, ciao Max, grazie mille, grazie a Marco Santin. Sulla missione, ma per forza, certo. Grazie Andrea Pellizzari. L'hashtag è Rumba Olimpica e domani iniziamo a occuparcene in modo molto diretto. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto. La Isla 105 torna domani alle 18.